Vediamo in questo video di analizzare il termine scacchistico detto vortice. Allora, dalla parola si capisce in qualche modo che con un vortice si può mettere in difficoltà l'avversario perché entra in un vortice. È un po' come se in qualche modo entrasse in un vortice di schiaffi dati da un paio di pezzi che agiscono in coordinazione. Vediamo quindi qual è praticamente la definizione. Il vortice è una manovra di tattica basata di solito sull'azione di un attore e un alfiere che attaccano l'avversario. Per estensione, comunque, anche altre coppie possono fare vortici. Questa manovra è usata in particolare quando il re è costretto in un angolo della scacchiera e in questo caso torre e alfiere attaccano dando scacco e scacco di scoperta alternativamente, quindi in pratica è solo la torre che si sposta e quindi libera l'attacco dell'alfiere oppure dà scacco a sua volta, oscillando avanti e indietro. E questo movimento permette quindi l'esecuzione del vortice e arreca un danno incredibile all'avversario, perché appunto quando c'è uno scacco di scoperta l'avversario si deve occupare di parare questo scacco e non può pensare ai danni che fa la torre. Vediamo quindi una posizione caratteristica di vortice. Qui il bianco ha soltanto 3 pezzi contro i 4 dell'avversario, quindi è in svantaggio. Tuttavia può utilizzare un vortice per ribilanciare la partita a proprio vantaggio. Difatti, vediamo cosa succede. Abbiamo sia questo alfiere che questa torre che stanno attaccando pesantemente il re avversario perché sono dirette a offendere il pedone che gli sta davanti. Quindi, con mossa al bianco, questo pedone ovviamente cade e poi può cominciare il vortice. Vediamo perché. Difatti, la prima mossa è torre per G7 e dà scacco. Qui il nero ha una sola possibilità, ossia quella di muovere il re in H8. Ok? Praticamente qui seguiranno tutta una serie di mosse che manterranno il re nero in queste due case, G8 e H8, e semplicemente il bianco dovrà spostare la torre. Se vedete, la torre sta proprio parando questa linea d'attacco rossa dell'alfiere, per cui ogni volta che si sposterà darà uno scacco di scoperta al re nero e quindi sarà costretta a muovere. Finché la torre bianca rimane su questa traversa, praticamente il re nero è costretto a oscillare tra queste due case. Ma vediamo quindi a questo punto cosa può fare. Il bianco può sfruttare il primo attacco di scoperta. Sposta la torre dalla diagonale maggiore e il nero prende scacco. Anche qui non ci sono grandi cose da fare perché questo alfiere è intoccabile, nessun pezzo del nero si può frapporre su questa linea d'attacco e quindi il nero deve spostare per forza il re. E lo può mettere in G8. A questo punto il bianco ha questo cavallo in presa, quindi potrebbe essere tentato di catturarlo subito. Tuttavia, così facendo libererebbe in qualche modo il nero, perché se cattura il cavallo, il nero può poi spostare la torre e in qualche modo si difende perché il re ora a questo punto non può più prendere scacco dalla torre, quindi è al sicuro in qualche modo. Difatti, a questo punto il bianco deve continuare a fare alternare gli scacchi agli scacchi di scoperta, quindi appena dato uno scacco di scoperta, ora è il turno di dare un altro scacco. Ok? Quindi il bianco riporta la torre in G7 e dà scacco. Qui il nero è nuovamente nella stessa condizione, non può catturare la torre, non, e quindi dovrà spostare il re. A questo punto il bianco continua e dà un altro scacco di scoperta. Nuovamente qui il nero effettivamente potrebbe interporre la torre, ma così facendo semplicemente il bianco la cattura e quindi praticamente il nero si trova quasi nella stessa condizione, non essendoci più la torre in F8 potrà spostare il re in difesa. Tuttavia, se il nero non decide di non spostare la torre ma di riportare il re in G8, al solito il bianco può dare nuovamente scacco e il vortice continua. Qui volendo il bianco può far fuori tutta la traversa. Tutti i pedoni che sono presenti qui possono essere distrutti dalla torre bianca, sempre continuando con lo stesso giochetto. Quindi scacco, il re sposta il re dove potrà prendere scacco di scoperta e scacco di scoperta e così via. A questo punto, se vedete, il bianco praticamente rimane con
due torri, un alfiere contro due torri, più senza contare ovviamente tutti i pedoni, quindi ha praticamente partita vinta. Quindi riepilogando, molto importante è anche non solo questa condizione del re forzato a stare in queste due case, ma anche la presenza di un pezzo in F8, ad esempio in questo caso, che blocchi eventuali vie di scampo per il re nero verso il lato di donna. Vediamo invece ora cosa succede se il nero ha addirittura un pedone in più. Questo pedone è il pedone H7. Qui le cose addirittura si complicano ancora di più, se possibile, per il nero, perché questo pedone non permetterà al re nero di sfuggire neanche su questa colonna. Quindi è la torre che gli impedisce di sfuggire da questo lato e il pedone che gli impedisce di sfuggire da quest'altro. Quindi qui addirittura il bianco ha un matto in 5 e ovviamente al solito comincia allo stesso modo, con torre per pedone, ovviamente per aprire questa diagonale e far cominciare il vortice, quindi qui mossa unica. A questo punto potrebbe venire in mente al bianco di spostare la torre sempre su questa colonna, di modo da coprire sia con alfiere che con torre tutte queste case e dare una specie di scaccomatta al re. Tuttavia qui è ancora presto, perché ovviamente il nero può ancora frapporre il pedone e ostacolare quindi l'attacco dell'alfiere, quindi salvandosi. Prima quindi il bianco deve fare un'altra mossa, cioè deve cominciare a fare il vortice per davvero. Quindi prende il pedone, sposta, quindi il nero deve spostare il re in G8, nuovo scacco, re H8. Ed ecco qui a questo punto che il trucco che si è visto prima funziona, perché ora non c'è più il pedone che si può frapporre, c'è solo la torre. Tra l'altro è l'unica mossa che il nero può fare a questo punto. E segue matto. Vediamo quindi ancora questa posizione. Qui la mossa sta al bianco, ma si può vedere che il bianco è messo piuttosto male, perché ha molto meno materiale e inoltre c'è questo alfiere che è attaccato dal pedone e inchiodato appunto dalla donna avversaria. Ovviamente se muove il nero potrà catturare la donna. Tuttavia qui il bianco può pensare di mettere appunto un vortice, anche se l'alfiere non è su questa diagonale. Il bianco può sfruttare una mossa per mettercelo, e questa mossa è alfiere F6. Quindi addirittura il bianco si può disinteressare il nero che cattura questa donna, perché tanto potrà poi mettere appunto un vortice che gli permette di recuperare tutto il materiale perso. Quindi qui nero, supponiamo che catturi la donna gentilmente offerta, il bianco mette appunto il vortice e al solito c'è la solita sequenza di mosse. Quindi anche in questo caso c'è da stare molto attenti che nessun pezzo si possa frapporre sulla linea d'alfiere. In questo caso non c'è verso, perché la linea d'alfiere è cortissima, quindi nessun pezzo può frapporsi sulla linea d'alfiere, nessun pezzo può attaccare l'alfiere, quindi rimuovere la minaccia quando si dà scacco di scoperta. Inoltre nessun pezzo deve ovviamente attaccare la casa dove dà scacco la torre, anche questo è il caso. Inoltre, al solito il re deve essere confinato, e in questo caso c'è da una parte il cavallo che ne impedisce il moto. A quest'altra potrebbe sconfinare, però non più di tanto, perché poi ci sarebbe il pedone. Comunque il bianco decide di attuare in questo caso il vortice lungo la traversa 7. E difatti cosa fa? A questo punto il nero è sotto scacco, dovrà spostare il re, non ne ha altre. E ecco qua, scacco di scoperta. Il re muove in G8, di nuovo scacco, re in H8. Scacco di scoperta, re G8, scacco, re H8, scacco di scoperta, re G8, scacco, re H8, scacco di scoperta e così via, fino a che il bianco non fa fuori completamente tutta la traversa. E ridà nuovamente scacco, perché può sfruttare ancora qualche trucco. Difatti qui può sfruttare un altro scacco di scoperta per porsi ad esempio in E7, oppure ancora meglio in G5, per poi far fuori o la donna nera o la torre nera. Difatti qui ovviamente la mossa migliore è quella che vede la torre in G5, scacco di scoperta, il nero
nero non può pensare a catturare la torre perché deve salvare il re, dovrà muoverlo, ad esempio in H7, e qui il bianco cattura la donna. Se vedete, siamo passati da avere il bianco in netto svantaggio materiale ad averlo in netto vantaggio materiale. Difatti, anche se qui riesce a attaccare doppiamente col re, alfiere e torre, il bianco può salvarsi la torre, e anche se il nero cattura un alfiere, rimane ovviamente con un netto vantaggio dato dai pedoni e dalla qualità. Vediamo ora un caso tratto da una partita veramente giocata. Stiamo parlando della partita tra Byrne e Fischer, e qui Byrne è il bianco e Fischer è il nero. La mossa sta al nero. Se vedete, qui al momento il materiale è abbastanza pari, però il nero ha questo cavallo minacciato e inoltre ha minacciato la donna, quindi sembra che in qualche modo il nero debba perdere il materiale perché non può facilmente salvare entrambe le situazioni. Tuttavia, qui Fischer intuisce una mossa veramente spettacolare e si prepara a mettere a punto un vortice, però stavolta non di torre alfiere, ma di alfiere e cavallo. Vediamo infatti che mossa ha giocato Fischer. Fischer ha giocato alfiere 6 e incredibilmente lascia la propria donna in presa. Qui Byrne non gli è parso il velo di poter catturare la donna avversaria, ma purtroppo è caduto nella trappola. E Fischer ha potuto giocare questo vortice. Si comincia con alfiere per c4 che dà scacco. In questo caso il vortice è un po' diverso perché in questo caso il re bianco non può giungere in e1 perché c'è la torre nera che glielo impedisce. Quindi in questo caso il re potrà oscillare tra le case f1 e g1. Quindi qui vabbè, il bianco poteva far porre la torre, ma in quel caso avrebbe semplicemente perso il pezzo. Ad ogni modo, supponiamo che giochi re g1, ecco che viene giocato cavallo e2. Il cavallo ha la funzione che aveva la torre nei vortici precedenti, in questo caso dà scacco, e poi appena il bianco avrà fatto l'unica darà uno scacco di scoperta, ad esempio in questo caso cavallo per d4. Qui il bianco aveva l'opportunità di giocare torre d3, ma sarebbe andata comunque male perché il nero può giocare a per b6 attaccando quindi la donna bianca, che se vuole continuare a difendere la torre si dovrà posizionare ad esempio in c3, ma a questo punto segue cavallo per f3 e qui il nero minaccia matto in e1 con la torre. Inoltre ha aperto un attacco sulla donna avversaria, quindi se il bianco vuole salvare la donna, però prende matto. Inoltre il bianco ha anche questa torre sotto, quindi diciamo la situazione è molto brutta. Se ad esempio qui il bianco per salvarsi la donna cattura l'alfiere, appunto prende matto. Ecco quindi che dopo cavallo per d4, invece di giocare torre d3, il bianco riporta il re in g1. Ed ecco qui un altro scacco che forza il bianco a porre il re in f1 e nuovamente uno scacco di scoperta. Stavolta il bianco minaccia di catturare questa torre. Anche qui unica, re g1 e il nero gioca alfiere per b6. Quindi questo cavallo è difeso. Il bianco ha la donna attaccata, la dovrà muovere e probabilmente la mossa che è stata giocata è anche la migliore, non la b4, perché almeno minaccia quest'alfiere. A questo punto il nero non ha continuato così Fischer, ma poteva benissimo semplificare la situazione ritrovandosi poi praticamente in un vantaggio quasi garantito, perché dopo cavallo per d1 e se il bianco si rifà sull'alfiere con donna per c4 segue cavallo c3. A questo punto il nero ha molti più pedoni, il bianco deve ancora risolvere il problema di questo re e di questa torre completamente chiusi sulla prima traversa, e il nero sta per venire ad attaccare il pedone a 2. Vediamo infine questo caso, sempre con mossa al bianco. Stavolta il vortice viene fatto con cavallo e donna, in particolare la donna ha la funzione dell'alfiere e il cavallo quella della torre, quindi il cavallo sarà quello che si muoverà di continuo dando
scacchi e scacchi di scoperta all'avversario. E questa combinazione ricorda un po' il matto affogato che abbiamo già visto, quello che viene dato col cavallo e donna, in una posizione abbastanza simile. Infatti, se vedete, qui il bianco è nettamente in svantaggio di materiale, inoltre a questo cavallo attaccato dalla torre. Quindi devo trovare una soluzione drastica per risolvere i suoi problemi. E questa soluzione è ovviamente donna B4, oppure limite anche A3. Questo serve per porre la donna su questa diagonale molto pericolosa. A questo punto che succede? Il nero può o muovere il re o frapporre la donna. Ovviamente se frappone la donna semplicemente la perde e non ha risolto alcuno dei propri problemi. Quindi supponiamo che muova il re. Se muove il re in E8, prende immediatamente matto, quindi dovrà forzatamente muovere il re in G8. A questo punto entra il primo scacco dato di cavallo. Quindi non ha altro che muovere il proprio re e ovviamente lo dovrà fare in F8. Ora però il nero si è liberato queste vie perché il cavallo si è mosso e quindi potrebbe frapporre o la torre o la donna sull'attacco di scoperta dato dal cavallo. Quindi per risolvere questo problema il bianco ovviamente dà uno scacco di scoperta con il pezzo mobile del vortice, in questo caso del cavallo, atto a rimuovere questa minaccia. Scacco di scoperta, anche qui o il nero muove il re oppure frappone la donna. In ogni caso, se frappone la donna la perde, se muove il re lo può fare in una di queste due case. Ovviamente se va in E8 è matto come prima, quindi dovrà andare per forza in G8. E qui segue la continuazione del vortice. Il bianco dà un altro scacco, quindi il nero è costretto a tornare in F8 e il bianco dà un altro scacco di scoperta, sempre spostando solo il cavallo. A questo punto solita scelta da parte del nero e quindi va in G8. Ora qui il bianco ha due opzioni: può dare immediatamente scacco matto oppure può continuare a divertirsi nel vortice, quindi dare scacco ancora, scacco di scoperta e poi fa fuori anche la torre. Tra l'altro questo cavallo ora non può essere preso perché seguirebbe matto.